Grazie. Passiamo all'oggetto numero 7. Denunce di gravi criticità circa l'operatività e lo stato di manutenzione dell'ospedale di Assisi. Abbandono e mancanza di un reale piano di rilancio e intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Interroga il consigliere De Luca. Grazie Presidente, ma premesso che sono sempre più pressanti e frequenti le denunce relative alla situazione in cui versa l'ospedale di Assisi, che oltre a soffrire una carenza strutturale di personale sanitario dovuta alla mancanza di assunzioni più volte promessa dalla Giunta regionale, viene anche denunciata una mancata manutenzione della struttura sotto il profilo proprio materiale, sulla quale a più riprese è stato richiesto un intervento. In crisi soprattutto sono la chirurgia, ormai ridotta a sola unità medica, il servizio della medicina generale, che necessita di personale sanitario per poter garantire i servizi essenziali, necessari. Sono necessari spazi nuovi e nuovi professionisti dell'urgenza strutturati in una unità operativa complessa, e quindi non più nella situazione di declassamento in cui si ritrova. Da qualche settimana poi è cresciuta la preoccupazione, sono stati lanciati allarmi anche sulla potenziale, diciamo, chiusura o riduzione del pronto soccorso, anch'esso sotto organico, e che appare essere utilizzato come una centrale esclusivamente di smistamento verso gli altri ospedali, e quindi non e si chiede da parte della città un concreto potenziamento sin da subito. Che la situazione di abbandono è evidente anche alla luce delle denunce che vengono lanciate dai comitati, dai rappresentanti delle istituzioni, preoccupati per quello che è l'immobilismo in cui si trova, diciamo, la mancanza di attuazione di misure adeguate per questo rilancio, dalle strumentazioni per la diagnostica che spesso sono inutilizzabili in attesa di riparazione, alla mancata integrazione di medici e personale infermieristico. Viene fatto infatti notare nello specifico come un solo cardiologo sia presente su tutti i turni, e quindi come spesso anche in una logica diciamo di integrazione fra le varie materie diciamo manca questa presenza, e come sarebbe necessaria una riqualificazione sotto il profilo, diciamo, strutturale. Che in data 11 maggio, è bene ricordarlo, in maniera, diciamo, unanime questa assemblea si è pronunciata, votando un atto della stessa maggioranza che impegnava la Giunta regionale a intervenire per un progetto di valorizzazione e potenziamento dell'ospedale di Assisi, anche in forza del progressivo depauperamento delle strutture e la chiusura di servizi fondamentali come quello del punto nascita e della chirurgia generale, che viene da lontano sicuramente, che tale mozione però risulta aleatoria su quanto soltanto in un mandato generico rispetto a quelli che sono gli impegni concreti invece rivolti verso la Giunta. Quindi si interroga l'assessore Coletto per sapere se esista un vero progetto di rilancio di potenziamento per l'ospedale di Assisi, che provveda a risolvere le gravi criticità esposte in premessa, indicando quindi quali risorse certe siano state individuate a tal fine e quali tempistiche, quindi un cronoprogramma con cui si intenda far fronte alle problematiche più urgenti relative all'assunzione di personale sanitario, in grado di garantire la continuità dei servizi, la manutenzione necessaria alla struttura, la riparazione delle strumentazioni diagnostiche danneggiate e inutilizzabili, il potenziamento del pronto soccorso e il ripristino del punto nascita di un servizio di chirurgia generale a pieno regime. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore. Grazie Presidente. Per quanto attiene alla manutenzione della struttura, si evidenzia che la stessa viene costantemente effettuata, tenendo presente che nell'anno 2020 l'attenzione è stata rivolta principalmente al contenimento dell'emergenza epidemiologica dovuta al Covid, interventi di confinamento delle aree e sanificazione degli impianti.
Quanto sopra trovo conferma nel fatto che nell'ultimo triennio l'attività di manutenzione ordinaria espletata nell'ospedale di Assisi ha comportato una spesa di 1,5 milioni di euro, a cui si aggiungono interventi straordinari di adeguamento degli impianti elettrici e speciali per 250.000 euro, le cui spese sono state finanziate dalla Regione, la cui esecuzione nell'anno 2020 ha permesso di ottenere il rilascio del certificato di prevenzione per gli incendi. Inoltre sono attualmente in corso ulteriori investimenti per gli interventi di riqualificazione energetica che prevedono l'installazione di un cogeneratore per un investimento complessivo di 350.000 euro. Pertanto nell'ultimo triennio l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura ha comportato una spesa complessiva di circa 2.100.000. Per quanto attiene gli investimenti in strumentazioni diagnostiche, dal mese di gennaio 2021 sono state acquisite e consegnate attrezzature e apparecchiature per circa 80.000 euro. È stata aggiudicata la procedura di gara per l'acquisto di un tavolo operatorio in fase di consegna per 42.000 euro. E inoltre sono in corso procedure d'acquisto per 63.000 euro per un importo complessivo di 186.000 euro. Inoltre, nei giorni scorsi è stato riconfermato alla Regione Umbria un intervento 30A a valere sui fondi straordinari dell'ex articolo 20, che per l'ospedale di Assisi prevede l'acquisto dei seguenti ulteriori beni per un importo complessivo di 155.000 euro: un microscopio operatorio per oculistica, un ecotomografo multidisciplinare ad alta fascia per il reparto di medicina per un importo stimato di 55.000 euro, un MOC a ultrasuoni per il servizio di radiologia per un importo stimato di 25.000 euro. Circa le assunzioni, sono in corso procedure di reclutamento sia del personale medico che infermieristico per sopperire le carenze presenti nell'ospedale di Assisi. Occorre rilevare le difficoltà di reperimento, nonché la situazione che si è creata a causa appunto della gestione pandemica. Per quanto riguarda la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali in dotazione all'ospedale di Assisi, sottolinea che nell'ultimo periodo l'unica criticità rilevante è stata quella relativa al guasto dell'ortotomopantografo, di cui è in atto la procedura di acquisizione del nuovo apparecchio modello Combin di ultima generazione. Dalle verifiche poste in essere dalla Regione non risultano ulteriori criticità relative alla gestione degli interventi di manutenzione correttiva su apparecchiature elettromedicali. Per quanto riguarda il punto nascita, occorre andare a modificare quello che è il decreto ministeriale 70. Lei sa bene, consigliere, che queste chiusure vengono determinate a livello centrale, vista la mancanza appunto di nascite e di conseguenza della perdita di sicurezza di determinati punti nascita, sia per quanto riguarda le donne che vanno a partorire, ma vorrei sottolineare anche per quanto riguarda la sicurezza degli operatori che, perdendo le skill, evidentemente non operano al meglio. Vorrei sottolineare anche che ci sono ulteriori possibilità nel PNRR, sono 50 milioni di euro di potenziamento dell'offerta sanitaria attraverso appunto le implementazioni di servizi e rinnovamento di strutture e apparecchiature. Sempre nel PNRR è previsto 1 milione per il progetto di vicinanza alla sanità a portata di mano, proprio per il comune, quindi per il sito ospedaliero di Assisi. Per quanto riguarda la mancanza di personale pronto soccorso durante l'estate, ormai è endemica la questione, non è da quest'anno, abbiamo sempre sopperito a questa mancanza di personale, sopperiremo anche quest'anno. Circa lo spostamento di determinati pazienti, che evidentemente sono pazienti gravi, sottolineo il fatto che l'ospedale di Assisi è un ospedale di base, di conseguenza non ha i reparti che possono assistere i pazienti in codice giallo piuttosto che in codice rosso, e quindi è previsto proprio la procedura, un protocollo specifico, che questi pazienti vengano assistiti nei siti ospedalieri di idea di primo livello piuttosto che di idea di secondo livello. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere De Luca. Assessore Coletto, io capisco, per l'ennesima volta, lei viene dal Veneto, viene da fuori, ma Assisi non è un centro comune,
Si tratta di un oltre, non solo sotto l'aspetto simbolico per la nostra regione, ma si tratta di uno dei più importanti siti turistici, parliamo di milioni di presenze, uno dei più importanti, diciamo, centri al mondo per quanto riguarda la spiritualità. Quindi parliamo di un servizio che non è legato solo alla presenza di un bacino d'utenza, possiamo parlare di circa, diciamo, 60.000 persone fra i vari comuni, ma parliamo di una struttura che deve dare risposte, assessore, a ripeto, milioni di persone che vengono ogni anno a Assisi. Ora, che lei mi presenti, ripeto, la lista della spesa con l'elenco di quelli che sono le strumentazioni che devono essere dotate in un qualsiasi, diciamo, ospedale di comunità, che lei oltretutto mi dica faremo, vedremo. Io credo che dal momento in cui l'Assemblea legislativa, oltretutto su un atto della maggioranza, assume determinati impegni e le dà determinati impegni, no, lei mi debba dare un cronoprogramma preciso di interventi e di azioni. Non mi pare faremo, abbiamo difficoltà, diciamo, di assunzioni. Qui parliamo di scelte che possono essere oltretutto messe in campo subito per quanto riguarda la dotazione necessaria per garantire i livelli essenziali. Ora, io ribadisco, se fare l'assessore si è un'attività che possa considerarsi limitata a leggere le quattro righe che vengono scritte dagli uffici, allora, diciamo, potremmo risparmiarci i soldi degli stipendi, potremmo, invece di fare di dare valore alla politica, potremmo fare dei concorsi pubblici, visto che invece che fare, diciamo, delle nomine, perché la politica e la tecnica sono due ruoli differenti, e quindi io pretendo da parte della politica che si assuma delle responsabilità, in primo luogo quando si parla di un sito come di un comune, quindi per quanto riguarda l'utenza, ma anche di un sito internazionale come Assisi, in cui non è possibile non garantire la funzionalità essenziale di un pronto soccorso, che deve invece essere oltretutto anche uno strumento di anche una vetrina per l'Umbria. L'oggetto numero 8, bonus edilizia 110%, azioni messe in campo per favorirne l'accesso e iter di modifica del testo unico governo del territorio. Prego, consigliere Bori. Grazie a tutti. Richiamerei un po' di attenzione su un tema che credo ci riguardi tutti. Il tema è il bonus edilizia 110, le azioni messe in campo per favorire l'accesso e l'iter di modifica del testo unico del governo del territorio. Come sapete, il super bonus 110 è un'agevolazione prevista nel decreto rilanci e può essere una chiave per far ripartire alcuni settori della nostra economia. Si declina in due modalità: il sisma bonus, che per l'Umbria è particolarmente rilevante per l'adeguamento sismico degli edifici, e l'eco bonus per tutto quello che riguarda il miglioramento degli edifici, sia per l'installazione di impianti fotovoltaici, le infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici e il miglioramento termico e di consumo energetico degli edifici. Tutto questo, essendo per noi molto rilevante sia per l'impatto che ha sul territorio sia per la possibilità di creare lavoro e di impresa, l'avevamo sollevato al tempo, a gennaio di quest'anno, con una mozione specifica che è stata poi approvata dall'Aula e che riguardava, chiedeva alla Giunta di attivarsi attraverso gli assessorati competenti per coordinare e supportare i comuni in maniera tale da velocizzare l'esame delle pratiche relative al 110, in particolare con particolare attenzione verso gli archivi, che è stato un punto critico, e verso il personale. E ad oggi ci ritroviamo che
nell'audizione con la rete dei professionisti ci viene riferito che la maggior parte delle pratiche sono purtroppo bloccate. Inoltre chiedevamo di informare i cittadini sull'esistenza di questo bonus per farli accedere e di capire anche se era replicabile utilizzando i fondi FESR della programmazione futura. Questo era il quadro in cui noi ci muovevamo e inoltre abbiamo chiesto che la Regione fosse un attuatore del super bonus anche attraverso le realtà, penso l'ATER, quindi le ex case popolari o l'ADISU con tutti i collegi, per accedere a questa opportunità che è un'opportunità sostanzialmente irripetibile. In realtà ci troviamo oggi in difficoltà perché buone aree della nostra regione, tante aree della nostra regione, non riescono a stare dietro alle richieste, alle pratiche, quindi si perde l'opportunità per il cittadino, per l'impresa e per tutti noi come istituzioni e territorio di accedere a questo incentivo. Per questo abbiamo chiesto oggi con questa interrogazione quali sono i tempi, cosa ha fatto la Giunta su queste tematiche che ho appena detto e quali sono i tempi effettivi con cui si intende portare a compimento l'iter della proposta di modifica del testo unico regionale in materia di territorio per poter favorire l'accesso a questo super bonus. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore Melasecche. A seguito dell'entrata in vigore delle modifiche normative introdotte al testo unico dell'edilizia con la legge 120/2020, visti anche numerosi quesiti che pervenivano dai comuni e dal mondo professionale concernenti l'applicazione di dette modifiche, talora in contrasto con la legge regionale 1/2015, con nota protocollo 45686 del 9 marzo 21 a firma mia, è stata trasmessa una circolare molto articolata al fine di fornire a tutti i comuni chiarimenti nel senso indicato. Questo dopo numerose riunioni avvenute al tavolo delle costruzioni con imprese e con i rappresentanti di tutte le professioni. Ma per dare risposta ancora più concreta, nel frattempo è stato intrapreso anche il percorso di modifica della legge regionale 1, finalizzato prevalentemente a superare alcune criticità dovute anche a differenti definizioni tra la norma statale e quella regionale, al fine di consentire più agevolmente di accedere agli interventi del super bonus 110. Con delibera di Giunta regionale 461 del 19 maggio, la Giunta regionale ha preadottato un disegno di legge di modifica della legge 1. Lo stesso è stato sottoposto come da norma al CAL, che con deliberazione dell'11 giugno ed attualmente è in attesa del parere del Comitato Legislativo, la cui seduta si è tenuta il giorno 25 giugno. Io ho parlato con il Presidente del Consiglio regionale e ho chiesto di verificare e fare tutto il possibile perché il testo della legge venga in aula prima della chiusura dei lavori estivi, tenendo conto dell'importanza del tema. L'obiettivo è di concludere l'iter in aula appunto entro il mese di luglio e comunque prima di Ferragosto, nel caso in cui l'aula decida, nel caso in cui non fosse possibile entro luglio, di fissare una seduta ai primi di agosto. Noi siamo qui a lavorare. Sono stati convocati incontri con la rete tecnica delle professioni per confrontarsi sulle tematiche ed avere eventuali suggerimenti per eliminare o ridurre le criticità derivanti dal quadro normativo non ancora aggiornato. Numerosi quesiti sono pervenuti e pervengono dai comuni inerenti alle questioni del superbonus, nel rispetto delle competenze di ciascun ente e nel rispetto del principio di leale collaborazione, sono stati evasi celermente gli anzidetti quesiti. Con decreto legge 77 del 31 maggio 2021 è stata introdotta la previsione di una CILA ad hoc. Ho risposto prima al consigliere Pastorelli proprio su questo argomento e stiamo attendendo che il governo provveda in collaborazione con la conferenza Stato-Regioni a definire il testo di questa CILA
lo stiamo sollecitando in tutti i modi. Oh, questa CILA per i lavori previsti dal superbonus c'è pertanto la necessità di approntare un nuovo modello della stessa a livello governo al fine di pervenire ad un modello unico per tutto il territorio nazionale. Si sta lavorando di concerto con la conferenza Stato-Regioni incaricata della produzione del nuovo modello su scala nazionale. In tema di prezziario, tema strettamente collegato, tenendo conto peraltro della problematica relativa al rincaro enorme dei materiali che sta causando problemi non solo a tutti coloro che vogliono intervenire sul superbonus, ma anche a tutti gli appalti pubblici nel frattempo. Si è più volte riunito il tavolo delle costruzioni, alla presenza del mondo delle imprese, delle professioni e dei comuni. Vi hanno partecipato delegati dei principali comuni per esaminare le principali criticità viste dal di fuori per l'applicazione delle norme finalizzate alla fruizione del superbonus. Gli esiti dei tavoli hanno dato suggerimenti per le conseguenti azioni regionali. Nell'occasione l'assessorato ha invitato i comuni ad adottare misure organizzative per favorire l'iter autorizzativo delle pratiche del 110%. Ad ottobre 2020 abbiamo aggiornato il prezziario delle costruzioni con specifiche voci delle lavorazioni dei superbonus prima assenti. Sono stati fatti 3 seminari formativi informativi con la rete delle professioni, necessità emersa dal tavolo delle costruzioni, cui hanno partecipato ogni volta almeno 250 professionisti e rappresentanti delle imprese. 21 dicembre 2020, 9 aprile 2021, 21 maggio 2021, su tutte le tematiche su cui ci era stato chiesto di approfondire. Stiamo monitorando e partecipando attivamente nell'ambito della conferenza Stato-Regioni ai lavori per la semplificazione normativa, fornendo sempre spunti di grande rilievo tecnico per incentivare la ripresa economica anche attraverso lo strumento del superbonus. Infine, da gennaio a maggio 2021 abbiamo fornito documentazione tecnica a seguito di richiesta accesso agli atti alle pratiche sismiche di competenza diretta della Regione in tempi inferiori a quelli di norma. In pratica sono state evase circa 900 pratiche contro le 265 dello stesso periodo del 2020, con un tempo medio di 20 giorni. L'esame dei progetti strutturali è propedeutico alla compilazione dei progetti per fruire dei bonus. Grazie. Signor Bori, replica lei? Prego. Grazie Presidente, ma logicamente ho sentito prima che l'assessore che ci spiegava che lui è agosto è disponibile qui a lavorare, io dico benissimo, noi di più le segnalo che siamo un po' in ritardo, quindi casomai il lavoro doveva essere svolto prima, non in ritardo. Il tema è il rischio, nonostante questo lungo elenco di cose fatte da fare, il rischio è che, essendo a scadenza l'accesso a questi incentivi, in Umbria venga perso. In Umbria venga perso al contrario di altre regioni e altre realtà, per cui è necessario con urgenza intervenire, in particolare a livello di amministrazioni locali, perché c'è anche una disparità a seconda del comune in cui insiste l'immobile. Per cui bisogna intervenire subito per garantire a tutti la possibilità di accesso a quello che è un incentivo economico che può far ripartire l'economia, che può dare ossigeno ai professionisti, ma che soprattutto ci dà la possibilità di riqualificare in senso positivo il nostro territorio.